Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. In questi giorni mi va di parlare di squadre un po' diverse. Visto che negli ultimi video abbiamo parlato, no, di un po' di analisi, di squadre da Champions League, nel prossimo video, a proposito, parleremo di campionato brasiliano, ma in questo video parliamo di una squadra di un paese che probabilmente è il mio preferito dopo l'Italia, che è la Grecia, e il club in questione è l'AEK, l'AEK Atene. Perché? Perché lo scorso weekend hanno festeggiato un traguardo importantissimo, ovvero 100 anni di storia, e non si sono risparmiati nel farlo, anzi vi metto qua alcune foto che ho trovato perché, cioè, troppo belle. Hanno fatto una festa nel loro stadio, tra l'altro. Questo è il loro stadio e qui si giocherà la finale di Conference quest'anno. Comunque, appunto, hanno fatto questa festa, c'erano un sacco di tifosi allo stadio. Fuori dallo stadio c'erano anche delle leggende dei club che i tifosi hanno potuto incontrare. Poi dentro c'era una vera e propria festa, c'era un'acrobata, ho visto. E poi appunto c'era questo pallone aerostatico in mezzo al campo che poi alla fine ha preso il volo. Anche palloncini con i colori dei club. Tutto bellissimo, ma noi oggi di cosa parliamo? Ho passato gli ultimi giorni a leggere, perché dell'AEK Atene conosco davvero poco. Cioè conosco quello che ho imparato negli ultimi tempi, perché non so se lo sapete, ma l'OM, cioè i tifosi dell'OM e dell'AEK Atene sono gemellati. Quindi ho letto molto di più a riguardo. Però non volevo fare un video raccontando la storia, no? Perché si fa un po' pesante. Quindi ho riassunto le cose più interessanti che ho letto di questo club in 5 punti. Eccoli qua, e oggi in una decina di minuti vi presento l'AEK Atene. Questo è il mio modo di celebrare i loro 100 anni. Allora, ovviamente partiamo dalle origini. Già il nome, questa è una delle squadre di Atene, una delle big di Atene, perché AEK in realtà è un acronimo e si traduce in Unione Atletica di Costantinopoli. Perché Costantinopoli? Se avete studiato un minimo di storia a scuola, Costantinopoli è Istanbul. Infatti questo club è stato fondato il 13 aprile del 1924, 100 anni fa, da rifugiati greci che fuggivano perché tra il 1919 e il 22 c'è stato il conflitto greco-turco. Ultimamente ho fatto un video sul campionato turco, quindi, e ho citato questa cosa, ovvero che la Repubblica Turca, che è nata in quegli anni con il suo primo presidente Atatürk, ha iniziato questa campagna per riappropriarsi di due territori, l'Anatolia e la Tracia, che erano stati, con un precedente trattato, assegnati alla Grecia. Cosa succede? La Turchia riconquista queste regioni e per la Grecia questa è conosciuta come la catastrofe dell'Asia Minore. Comunque, torniamo all'AEK. Questi rifugiati arrivano ad Atene e si stabiliscono soprattutto in questa zona che si chiama la Nea Filadelfia, che è poi il quartiere, diciamo, dell'AEK Atene. E cosa succede? Che in questo negozio di articoli sportivi dei fratelli Jonas viene fondato l'AEK Atene per dare la possibilità ai rifugiati di giocare a calcio, anche di svagarsi, più un passatempo all'epoca, un punto di incontro. Quindi, origini chiarite. Passiamo al secondo punto, il logo. Questo è il loro logo, come vedete c'è l'aquila a due teste, che era il simbolo dei paleologi, ovvero l'ultima dinastia che ha regnato sull'impero bizantino, la cui capitale era Costantinopoli. Quindi, sostanzialmente, scegliendo questo simbolo, hanno voluto ancora una volta rimarcare la propria identità in una sorta di risorgimento greco contro la Turchia, no? Anche la frustrazione di quel periodo storico, di quello che avevano vissuto, eccetera, eccetera. Oltretutto, i colori, che poi sono quelli del club, no? Se noi andiamo a guardare la bandiera della Chiesa Ortodossa, guardate un po'. Terzo punto, Nea Filadelfia e lo stadio. Allora, Nea Filadelfia, come ho detto, è la zona dove è nato l'AEK Atene, la zona in cui si erano rifugiati, scusate la ripetizione, comunque, si erano alloggiavano, insomma, vivevano, si erano trasferiti lì i rifugiati che scappavano dal conflitto greco-turco. In quella zona c'era un campo da gioco, però un terreno molto grezzo, molto proprio spartano. Questo era il loro campo d'allenamento, diciamo così. Però l'AEK Atene effettivamente non aveva uno stadio, no? E quindi cosa succede? Il primo presidente del club, Spanoudis, che tra l'altro era un giornalista, era molto vicino all'allora primo ministro greco, in cui nome devo leggere perché è Eleuterios Venizelos, più o meno. Comincia perché mette a disposizione un terreno atto alla costruzione all'AEK Atene. Questo avviene e nel 1930 proprio la proprietà di questo terreno passa
al club. E successivamente Venizelos, appunto il primo ministro, approva anche il progetto per la costruzione di quello che sarebbe stato lo stadio storico dell'AEK Atene per 70 anni, che era lo stadio Nikos Goumas. Piano piano ci lavorano su, lo recintano, ci fanno gli spogliatoi, poi un poco prima degli anni 80 viene aggiunta anche la tribuna coperta, che poi è dove sta, diciamo, il gruppo, il famoso gruppo di tifosi dell'AEK, l'Original 21. Poi cosa è successo però? Che nel 99 c'è stato un terremoto ad Atene che ha danneggiato questo stadio, successivamente non è più stato ritenuto, diciamo, abbastanza sicuro, insomma è stato demolito nel 2003, sono cominciati i lavori per un nuovo stadio, che però, cioè, ci è voluta una vita, e solamente nel 2022 l'AEK finalmente ha iniziato a giocare in quello che è lo stadio che loro hanno, dove loro giocano adesso, l'OPAP Arena, così conosciuta solamente per motivi di sponsor, perché in realtà il nome è Hagia Sophia, che è la moschea che c'è a Istanbul, che vabbè, storicamente è stata tante cose, anche una chiesa, un museo, adesso è una moschea di nuovo, e di nuovo un po' vedete come rimarcare la loro identità greca, un po' contro, non contro, però sì, un pochino contro, no? Sempre comunque il conflitto greco-turco. Prossimo punto, palmarès e leggende. Allora, l'AEK vince il suo primo campionato in realtà prima che la Grecia entri nel vortice della seconda guerra mondiale. La sua prima leggenda direi che è Negrepontis, che anche lui si era trasferito a Atene nel 26 e poi è diventato l'allenatore dell'AEK. Poi vince il campionato appunto nel 39-40, quindi appunto prima che entri nel conflitto. Ed è una cosa che vediamo spesso, cioè che una leggenda dell'AEK poi diventa l'allenatore e fa grandi cose con il club. Poi vince altri tre campionati tra il 63 e il 71 con giocatori per sempre famosi come Nestoridis e Papaioannou. Due nomi sacri per il club, soprattutto quest'ultimo poi era stato anche, diciamo, era entrato nel mirino del Real Madrid, ma l'AEK non l'ha mai lasciato partire e alla fine per 18 anni è rimasto lì. Poi abbiamo altri due campionati molto importanti vinti nel 78 e nel 79 con una coppia d'attacco, anche quella molto famosa, Mavros, attaccante greco tra i più famosi, e Bajevic. Bajevic che poi torna al club da allenatore nel 1988, il suo AEK rimarrà proprio nella storia. Anche a livello europeo l'AEK molti anni fa ha detto la sua, a livello di club era stato anche fra i primi greci ad andare un po' più avanti. Nel 69 aveva raggiunto i quarti di finale di Coppa Europa, nel 77 addirittura le semifinali di Coppa UEFA. Anche sul finire degli anni 90 aveva detto la sua in Coppa UEFA soprattutto. Questo mi porta all'ultimo punto, perché l'ultimo punto è gli anni bui e la rinascita. Sul finire degli anni 90 iniziano i guai, sia sul campo che fuori, l'Olympiacos prende sempre più piede, l'AEK invece retrocede, cioè retrocede nel senso non ha più gli stessi risultati oltretutto inizia a avere problemi finanziari. Nel 2004 un ex giocatore della squadra, a capo di un consorzio di imprenditori, riesce a salvare il club dal fallimento. Questo andamento negativo arriva al suo punto più basso nel 2013, quando viene retrocessa in seconda divisione greca per la prima volta nella storia e ultima finora. Però poi ecco, da lì c'è anche la rinascita e arriviamo al suo ultimo titolo, ovvero quello dell'anno scorso, anzi ha vinto il double, perché ha vinto il campionato e anche la Coppa di Grecia, double che aveva vinto l'ultima volta nel 78. Nel frattempo ha anche cambiato proprietà, adesso c'è Melissanidis, magnate dello shopping e del petrolio, ho letto, insomma un magnate, e sicuramente quantomeno ad Atene si è ripreso la scena, cioè in Grecia si è ripreso la scena. In Europa quest'anno era in Europa League, a proposito io sono andata a vedere quella partita proprio al Velodrome, perché erano nello stesso girone. Devo dire che è stato bellissimo, proprio l'atmosfera prima, durante e dopo il match, con le tifoserie gemellate, il tifo bellissimo, anzi vi metto qua un video dal mio Instagram, fantastico. Ho fatto anche amicizia con dei tifosi greci, li adoro poi. Ecco, questo è tutto, spero di aver condensato un po' le cose più importanti in 10 minuti, non lo so adesso, ho perso il conto. Però ecco, molto interessante. Questi club un pochino meno così famosi hanno tutti la loro tradizione, la loro storia, cose interessanti da sapere. Poi ecco, adesso io ho parlato della tradizione, non dell'AEK di oggi. L'allenatore dell'AEK adesso è un personaggio interessante, profilo molto con del potenziale. Comunque ecco, ne riparleremo. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, fatemi sapere se conoscevate l'AEK, se seguite un po' il calcio greco, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo.